Ok, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono con mia mamma, papà, in questo momento è in bagno perché stiamo per partire. Ci troviamo all'aeroporto e andremo a Sharm el Sheikh. Come ogni vlog e ogni viaggio vi porterò con me. Fatemi sapere nei commenti se siete mai stati a Sharm el Sheikh. Se non siete iscritti, iscrivetevi. E detto ciao, direi di andare perché dobbiamo andare verso il nostro gate. Stiamo per salire sull'aereo. Bellissimo, d'altronde tutto celeste. Siete pronti a vedere il resort dall'alto dello scivolo da sopra? Ta-dan! Guardate che meraviglia! Questa è tutta la piscina principale vista da sopra e laggiù, come vedete, c'è il mare. La nostra prima cena, abbiamo preso un po' di cose in stile egiziano, tipo questo pane qua e anche questo, devo assaggiarli. E guardate che vista su una delle piscine dell'hotel. Poi domani vi farò vedere tutto l'hotel con le altre piscine. Buongiornissimo, volevo farvi vedere meglio l'armadio che abbiamo sistemato. Con la scusa vi faccio già vedere il mio costume di oggi, che è questo qui. La luce è un po' pessima, comunque è di The Zenith, è tutto sbrilluccicoso, non so se riuscite a vederlo. Vi faccio vedere come ho organizzato la mia parte di roba. Qui ho messo tutti i costumi, di qua pantaloncini, top, cose per la spiaggia, queste per la sera. Qui alcune scarpe come queste qui che vi ho mostrato nel video haul. Poi vi farò vedere un look, cioè un outfit di quando le indosso. E di qua la roba dei miei, che direi poverini, uno spazio gliel'ho lasciato. Comunque questo armadio è gigantesco e ora vi porto con me a fare colazione. Ho preso praticamente tutta roba egiziana e direi un piatto piccolo, proprio leggero. Ed ecco la vista di oggi, proprio sulla piscina. Qua c'è questo ponte che attraversa tutti i due lati della piscina e di qua c'è uno scivolo che è enorme, non so se rende dalla videocamera, e arriva direttamente all'altra piscina di là. Siamo pronti per andare a cena e guardate che top ho messo. Questo qui era un topino di Bershka con tutte le piumine, bellissimo. Poi ho messo la collana con le ali. Eccoci pronti, andiamo a fare un tour con un pulmino e con altri dell'hotel per tutta la città di Sharm el Sheikh di notte, e vi porterò con me, vi farò vedere tappa per tappa dove andremo, e ci saranno anche le guide che ci spiegheranno un po' tutta la loro cultura. Cammello dromedari, come conosciamo che c'è la differenza tra cammelli e anche dromedari. Anche Kazakistan, e poi soprattutto era ora, dopo 2 anni, che sono tornati gli italiani. Quindi, grazie. Seconda tappa, la moschea. Questa si dovrebbe chiamare El Mustafa, tipo, ce l'ha detto la guida, che è quella lì. Ci hanno spiegato che questi due torri sono chiamati minareti e che la moschea è stata costruita grazie a tutti gli egiziani che hanno contribuito dando un po' del loro stipendio al governo per costruirla. Ricordate, ad esempio, se le sveniamo la luce, venze la tempo. Wow. 25. Wow. E avete tantissimi disegni proprio qua. Questa è la misura che l'ha scritto. Niente, per curare tutti i problemi. Numero 45. Lamenta. Per curare tutti i problemi delle vie. Stiamo
per entrare all'Old Market di Sharm el Sheikh. Tutte spezie egiziane. Siamo a Sharm el Sheikh vecchia e penso che questa sia la mia parte preferita in assoluto di tutta la città. Guardate che meraviglia! Siamo saliti in cima, dietro la cascata. Altra parte di Sharm vecchia, una più bella dell'altra comunque. Da questo quartiere è bellissimo e c'è anche un dromedario. Sharm è piena di dromedari. E ora shopping in questi negozietti. Altra visita guidata. Ora siamo nel deserto e ci stiamo dirigendo al parco di Ras Mohammed. Anche 7-8 ore. Il problema è che c'era il pericolo di viaggiare su questa strada perché era un senso unico. Ma che bello! I gatti in Egitto sono sacri. Quanto sei bella! Siamo pronti per fare snorkeling. Ecco qui l'attrezzatura e ho già la muta da sub. E adesso entreremo in questo posto stupendo e guarderemo tantissimi pesciolini. Cercherò di riprendere il più possibile. Let's go! Lago magico, è chiamato così perché cambia colore 5 volte al giorno a seconda del sole. Adesso è di questo turchesino e poi è famoso, si chiama magico perché tu prima di entrare devi esprimere dei desideri e se tipo vuoi la fortuna devi fare 5 passi prima di entrare, se vuoi l'amore ne devi fare 15 e se vuoi tutto devi attraversare a nuoto tutto il lago fino ad arrivare alla sponda. Che acqua, guardate, ha già cambiato colore. Oggi pranzeremo dentro la tenda dei beduini, guardate, è tutto apparecchiato così, è self service. 5 euro per la ripresa. Ah, 5 euro, guardate che bello. Ci si può anche sedere sui cuscini e tutto davanti al mare. E poi sono tutti super gentili. No, no. Come no? È uguale. Grazie. Prego. No, questo non voglio di pomodoro. Di qua la carne. Questo è il mio piatto. Buon appetito. Ci hanno dato questo tè alla menta per digerire. Vendono poi tutte le loro spezie, profumi. Questa che è crema fatta con latte di cammello che prenderò di sicuro. Stiamo per andare a cena e questo è il mio look di oggi, questa tutina super sbrilluccicosa, queste scarpe e come gioielli ho messo questi orecchini che sono di Primark con questo choker abbinati di perle e ora si va. Cena di oggi, ho preso questa cosa egiziana, è un contenitore croccante con dentro carne e questa salsa, il tutto con vista piscina. Ah, e c'è anche la musica dal vivo. Buongiorno così con la spremuta d'arancia fresca. Stiamo attraversando il deserto del Sinai per arrivare alla prima tappa e guardate, lì giù c'è uno dei primi villaggi beduini. Loro vivono proprio lì, in mezzo al deserto.
stiamo facendo il giro sul dromedario lungo tutta la costa. Carini. Carini. E adesso shopping nei mercatini egiziani e voglio vedere se hanno qualche snack tipico del loro paese e comprerò qualche souvenir. Siamo in questo negozietto e ho comprato un po' di snack egiziani e non solo. Fatemi sapere nei commenti se volete il video dove assaggio tutti questi strani snack egiziani. Guardate qui, queste sono tipo le Lay's. Scrivetemelo nei commenti. 400 lire la nostra, ti sarebbero 20 euro, 15 euro. Esattamente uguale da voi, se trova vale 3-400 per ogni euro. Perché vale poco qui? Perché non ci mercato. Le donne qui usano l'oro, già lo so. Siamo arrivati nell'altra tappa che è la Laguna Blu ed è questa qui. È una spiaggia con la sabbia dorata, ma la cosa bella è che qui hanno girato le immersioni per il film Laguna Blu che io ho amato. Fatemi sapere voi nei commenti se l'avete visto. E adesso stiamo per andare a fare snorkeling, guardate. Ecco lì, tutti pronti e io sono come al solito in ritardo, infatti quello sta urlando, che ti urli, sto arrivando. Nuova sera, nuovo outfit, ecco il mio di questa sera. Ho messo il mio top in tulle tutto rosa che amo, la mia collana preferita. Fatemi sapere nei commenti se questo top vi piace. Ho legato così i capelli e stasera andrò in una discoteca, ma non una discoteca qualunque, bensì una discoteca in mezzo al deserto del Sinai. Infatti sono super emozionata di vedere com'è. È una discoteca all'aperto, circondata da delle mura praticamente, anche con una piscina, tantissime luci, è bellissima e vi porterò con me e vi farò vedere tutto. Quindi direi let's go, andiamo subito. Siamo per fare il giro sul quad nel deserto. Chicago. Look di stasera, ho messo questo top leopardato, ma il pezzo forte sono le scarpe, guardate che belle, cioè le amo, sono quelle che vi avevo mostrato nel video haul, le avevo prese da Zara, sono beige e mi piacciono un sacco. Wow! Outfit di oggi, pronta per andare in spiaggia, ho messo il costume di Tezenis per Giulia Delellis, il mio fidato marsupio di Victoria's Secret e questa mega camisona di Bershka. E ora andrò prima in piscina e poi al mare. Fatemi sapere se questo look vi piace, ho anche messo gli occhiali con la catenella. Oggi al ristorante mediterraneo dell'hotel. E questo è il menù e ora ordiniamo. Ho preso il risotto ai funghi e dall'aspetto sembra buono. Questa pizza non la commentiamo.